Ciao a tutti, benvenuti su The Dead Stories. Oggi vorrei parlarvi di come preparare il gelato con l'ausilio della gelatiera. Io la mia l'ho acquistata su Amazon, vi lascio il link in descrizione e qui sopra nel video. Ma prima di iniziare a preparare, una breve sigla. Con l'arrivo del caldo estivo ci fa sicuramente piacere gustare un bel gelato. Non sempre abbiamo però la possibilità di poter andare a comprarlo artigianale e quello comprato al supermercato sicuramente non è all'altezza. Una buona idea può essere pertanto quello di prepararlo in casa. Gli ingredienti sono i seguenti: panna da cucina fresca 200 ml circa, latte 200 ml, si può aggiungere anche lo zucchero 50 grammi. Se ad esempio però vogliamo poi preparare un gelato al gusto di crema nocciolata oppure crema pistacchio, ci dobbiamo ricordare che sono già abbastanza zuccherate e quindi possiamo saltare il passaggio dello zucchero. Per preparare il gelato io utilizzo la mia gelatiera che ho acquistato circa 2 anni fa su Amazon, l'ho trovata in offerta a 35 euro. Ho visto che attualmente ha un prezzo di 45 euro. Vi lascio il link nella descrizione del video. Il funzionamento di questa gelatiera è molto semplice: va inserito all'interno di una busta il cestello interno della gelatiera nel freezer e lasciato lì per almeno 12 ore in modo che si raffreddi per bene. Estratto dal freezer e dalla busta lo inseriamo appunto nella base della nostra gelatiera e inseriamo il coperchio. Attivando la manopola su on sopra la gelatiera iniziamo a versare i vari ingredienti. Va appunto azionata quasi da subito la gelatiera in modo tale che l'ingrediente non ghiacci all'interno della stessa. Io ho quindi versato, come vedete, la panna, a questo punto inserisco anche il latte. Inserite l'ingrediente di base del vostro gelato, che può essere della frutta frullata, quindi banane, fragole, oppure della cioccolata fusa in precedenza e poi raffreddata, oppure delle scaglie di cocco o ancora, come nel mio caso, la crema al pistacchio. Punti fondamentali per la buona riuscita di questa preparazione sono che tutti gli ingredienti vengano inseriti freddi a temperatura del frigorifero e che nelle operazioni di inserimento degli ingredienti la gelatiera sia sempre già in azione, quindi con la pala che gira all'interno. Questo per evitare appunto che gli ingredienti si ghiaccino all'istante e aderiscano alle pareti della gelatiera, ostacolandone poi il successivo funzionamento. Dopo 15 minuti avremo già questo risultato, quindi una consistenza del gelato. Se vi piace un gelato ancora più cremoso, basterà lasciarlo in gelatiera ancora circa 5 minuti. Io ho recuperato una vecchia vaschetta del gelato comprato in precedenza e la utilizzo per conservare il mio gelato fatto in casa. Procedo quindi ad estrarre la paletta della gelatiera e a cercare di ripulirla dalla maggior quantità di gelato possibile in modo tale che non vada sprecato. Poi passo al cestello e appunto travaso nel mio contenitore tutto il gelato prodotto. Guardate, in soli 15 minuti di preparazione che bella consistenza che ha raggiunto il mio gelato. Tempistica finale della preparazione del gelato: 15 minuti, 20 minuti di azionamento della gelatiera, 5 minuti di travaso poi del gelato nel contenitore
5 minuti per pulire poi tutti i componenti della gelatiera stessa, quindi in una mezz'oretta avremo un ottimo gelato fatto in casa. A questo punto, se vogliamo consumarlo appena pronto, basterà prendere una ciotolina e gustarlo. In alternativa, chiudiamo il nostro contenitore e lo riponiamo in freezer, dove potrà essere sempre a disposizione per futuri pranzi, cene o merende. Ora veniamo a considerare le fasi di pulizia finale. Vi volevo mostrare come ogni parte è smontabile e perfettamente lavabile sotto il getto d'acqua. A cominciare dal cestello e per finire anche al coperchio, in cui è incluso il motorino della gelatiera, che si può però facilmente asportare dal resto del coperchio in plastica in modo che quest'ultimo sia poi facilmente lavabile. Io vi ho mostrato la mia preparazione del gelato al pistacchio, però può essere riprodotto appunto con tantissimi ingredienti, dalla crema alla cioccolata alla frutta fresca, quindi dilettatevi pure nella sua preparazione. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso lasciatemi un like e un commento al riguardo. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per ricevere le notifiche relative a nuovi video. Ciao!